Foodin, locale per palati fini e buon gustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position. Inserire nel Recovery Fund la realizzazione del canale scolmatore del torrente Cormor, opera che interesserebbe oltre 200.000 persone, circa un sesto dell'intera popolazione regionale, è un territorio che comprende 24 comuni. E la proposta avanzata dal presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rossana Clocchiati, in occasione di un incontro con l'onorevole Vania Gava, sottosegretaria alla transazione ecologica, promosso dal consigliere regionale Mauro Bordin. La Gava ha espresso apprezzamento per le numerose attività curate dal Consorzio, irrigazione, difesa idraulica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, bonifica ambientale, punto di riferimento per tutto il sistema istituzionale ai suoi vari livelli, per il sistema economico, produttivo, per la collettività insediata nel territorio. Oltre a Rosanna Clocchiati erano presenti per l'ente consortile il direttore generale Armando Di Nardo, gli ingegneri Stefano Bongiovanni, Massimo Ventulini, l'europarlamentare Elena Lizzi. All'incontro c'erano anche i consiglieri regionali Alberto Budai e Lorenzo Tosolini, rispettivamente presidente e vicepresidente delle commissioni permanenti Agricoltura Ambiente, e il direttore centrale Direzione Difesa Ambientale, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, l'ingegner Massimo Canali. Nelle giovani donne sane, che hanno in media 23 anni, in gran parte studentesse universitarie, l'uso di pillola contraccettiva causa, nel 77% dei casi, un forte aumento dello stress ossidativo e nel 41% un aumento dell'infiammazione cronica. È il risultato del nuovo studio appena pubblicato sulla rivista internazionale Molecules del gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Sabrina Cauci del Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine. Studi precedentemente avevano osservato separatamente questi due fenomeni, ma il nuovo studio è il primo ad aver misurato entrambi i parametri nelle stesse donne, scoprendo che stress ossidativo ed infiammazione sono fortemente associati. Alla ricerca hanno contribuito la fisiologa Maria Pia Francescato, le dottoresse Serena Xodo e Cinzia Buligan dell'Ospedale Universitario di Udine, l'ostetrica Chiara Colaninno, che ha realizzato una tesi di laurea su questi argomenti, e i dottori Mattia e Giuseppe Barbina del laboratorio di analisi del professor Francesco Curcio. Si tratta di una grande attualità, anche perché la pillola contraccettiva è finita nell'occhio del ciclone in questi giorni dopo le dichiarazioni di Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che auspica una maggiore attenzione verso le donne che prendono la pillola in quanto farmaco pro-trombotico. Senza dimenticare che Sergio Siragusa, vicepresidente della Società Italiana di Ematologia ed esperto internazionale di trombosi, ha dichiarato che per pazienti con aumento rischio trombotico, incluse le donne che assumono la pillola, potrebbe essere molto più pericoloso ammalarsi di Covid-19. Nella giornata di ieri, la sezione udinese dell'Associazione Nazionale Cuochi, rappresentata dal presidente della sezione di Udine, Daniele Piccolo, e dalla presidente della sezione regionale, Marinella Ferigo, ha donato al pronto soccorso dell'ospedale di Udine un apparecchio per la misurazione dei parametri vitali. Nella breve cerimonia tenutasi nel pomeriggio, il dottor Calci, direttore della struttura, ha ringraziato l'associazione e i suoi rappresentanti e ha evidenziato l'importanza dello strumento donato. La caratteristica particolare di questo strumento è la velocità di misurazione e la possibilità di riconoscere il paziente mediante codice a barre e l'invio automatico al sistema informatico dei dati. Queste caratteristiche permettono di rendere più veloce e sicura la registrazione dei dati parametrici, che devono essere rilevati più volte al giorno ad ogni paziente,
fattore importante per aiutare gli operatori a svolgere il loro lavoro, soprattutto in queste fasi di elevato carico assistenziale. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.